Allora, un caro saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo e soprattutto un caloroso benvenuto al dottor Cuomo, presidente dell'associazione dell'organizzazione SOS Impresa Rete per la Legalità, che è una storica autorevole voce nel mondo dei movimenti anti-racket e anti-usura. Con lui discuteremo oggi di un argomento per noi estremamente importante, vale a dire la lotta ai fenomeni criminali del racket e dell'usura. Soprattutto calati nel contesto di oggi, quindi in un periodo di emergenza, ai tempi del coronavirus, per usare l'espressione che purtroppo ci tormenta da diverse settimane. Prima di introdurre il dottor Cuomo, una brevissima riflessione sul perché questo argomento, questa traccia è estremamente importante. Perché è importante oggi più che mai parlare di lotta alle mafie, di lotta ai fenomeni di racket e di usura? Io direi di introdurre qualche dato che può fotografare molto meglio e con molta lucidità la situazione. Da un rapporto, da una nota di Fipeconfcommercio, attualmente il nostro settore dei pubblici servizi, quindi parliamo di bar, settore della ristorazione, pizzerie, catering, discoteche, stabilimenti balneari, quindi una fetta significativa delle piccole e medie imprese italiane, in uno stato di crisi di liquidità profonda, con circa 30 miliardi di perdite dovute al fatturato zero di queste settimane, di questi mesi purtroppo, e c'è il rischio di fallimento per circa 50.000 imprese, con 300.000 conseguenti posti di lavoro perduti. Quindi una crisi di liquidità drammatica, di cui ha parlato anche il presidente di Confindustria, parlando addirittura del 70% del tessuto produttivo a rischio chiusura. Imprese che potrebbero non riaprire nel giro delle prossime settimane. Sono soltanto alcuni dati che danno le dimensioni di un quadro tragico, drammatico. Abbiamo parlato di crisi di liquidità delle imprese. Chi invece non è in crisi di liquidità sono purtroppo le organizzazioni criminali. Il dottor Maresca, il nostro ultimo ospite, ha utilizzato un'espressione particolarmente emblematica che faccio mia per proporre il tema di oggi. Le mafie non vanno in quarantena. Al contrario, aggiungo io, sono pronte a speculare sulle difficoltà di imprese e famiglie, difficoltà crescenti a cui andranno incontro nelle prossime settimane. Ecco perché dunque l'emergenza liquidità, l'emergenza economica e di conseguenza emergenza sociale diventa il tema delle prossime settimane, non un tema secondario, diventa il tema da affrontare, perché siamo davanti a un rischio concreto di rafforzamento dei clan, delle mafie, che sono pronte a contagiare il sistema produttivo italiano, anche entrando con partecipazioni societarie, con meccanismi legali, dopo ovviamente entrando chiaramente in modo forzato, abusando e approfittando delle difficoltà delle imprese, ma poi entrando a far parte a pieno titolo dell'economia legale italiana con tutto quello che ne consegue. Quindi siamo davanti a un dramma, un'emergenza che va affrontata forse anche con nuovi strumenti. Ecco perché sentiamo il bisogno di una riflessione approfondita sul tema per cercare di immaginare forse anche nuove soluzioni, nuovi strumenti rispetto al passato. Per dire che comunque il racket e l'usura restano problemi che vanno affrontati, il cui dibattito in merito non può essere rimandato neanche di settimane, perché la fase 2, la cosiddetta ripartenza, è alle porte e il dramma di cui abbiamo parlato, che fotografano benissimo questi dati, è subito, è imminente. Non è un dramma che si ripresenterà, è un dramma che già esiste e che già impone riflessioni ed interventi mirati. Quindi passo subito la parola al dottor Cuomo per il suo intervento, chiarendo un'ultima cosa. Racket e usura non sono soltanto voci importanti del bilancio delle mafie, sono anche la misura e il modo con cui riescono a tastare il controllo che hanno sul territorio. Quindi urge anche una riflessione a 360 gradi su questi due particolari fenomeni criminali. Do il benvenuto caloroso al dottor Cuomo, che ringrazio per aver accettato con sincero entusiasmo il nostro invito, senza esitazione, in questo modo di confrontarci su questi temi, e lo ringrazio davvero tanto per le riflessioni che saprà regalarci e per il dibattito a cui si presterà. A lui la parola. Grazie, colgo l'occasione per ringraziare effettivamente tutte le cose che ha detto Salvatore sono bellissime, come è bellissima la fermata del dottor Maresca quando dice che le mafie non vanno assolutamente in quarantena, anzi al contrario, le mafie approfittano dei momenti di debolezza del paese, nel suo complesso,
per rafforzare il loro potere non solo economico, ma anche, diciamo, tra virgolette, politico. Perché nelle considerazioni iniziali che faceva il dottor Sazzano, in realtà ci sono tante verità concentriche. Ho preso qualche appunto perché dall'introduzione non mancava nulla. Dunque, ci sono imprese che rischiano di non riaprire, è vero, ma c'è parallelamente a questo un altro rischio, forse anche peggiore, che le imprese che riapriranno potranno non essere le stesse che hanno chiuso, perché il fenomeno di migrazione mafiosa dell'economia legale è un fenomeno oramai datato e vuole dirlo nella zona della Fragolese e è storia antica. In questa occasione, dove la crisi sanitaria ha determinato una crisi economica e sociale la cui entità oggi ancora non si misura, mentre si misura l'entità della crisi sanitaria con i morti, i contagiati, i guariti, queste altre emergenze, queste altre crisi, si fa ancora fatica a leggerle e a inquadrarle. Però sono crisi che probabilmente genereranno conseguenze, diciamo, molto gravi. E molto gravi, guardi, non necessariamente solo per le nostre aree, ma per il paese intero. Perché certe iniziative criminali in atto, e di cui abbiamo contezza, non appartengono solo al Mezzogiorno d'Italia. È di stamattina la notizia del tentativo di acquisire col ricatto gli alberghi della costiera romagnola da parte di organizzazioni che apparentemente sembrano affaristiche, ma il cui allarme per la penetrazione mafiosa è molto forte da parte del prefetto. E di qualche settimana fa la notizia che un tir carico di contanti stava per entrare in Italia per giungere la Calabria, quindi la necessità anche delle mafie di utilizzare queste enormi quantità di liquido che hanno disponibili altrove. Questo tir veniva dai paesi dell'est. Quindi noi rischiamo di trovare una realtà economica alla fine della guardia diversa da quella che abbiamo lasciato. Certo, ci saranno alcune imprese che per la loro struttura non riusciranno a resistere alle loro disposizioni e soprattutto al nuovo mercato, perché non va sottovalutato il fatto che anche il mercato, così come l'abbiamo conosciuto, sarà modificato. Le abitudini, le consuetudini, la qualità, la quantità di consumi. Io credo che anche quando il governo, attraverso le sue istituzioni sanitarie, ci dirà è andata, possiamo mandarci il vaccino, bene, una paura ancestrale che accompagnerà a lungo, molto a lungo. Ho l'età per ricordare, voi no, siete ragazzi, ma io ho l'età per ricordare il terremoto dell'80. Bene, quel dramma, quel gigantesco dramma, ha accompagnato la mia generazione per molti anni, per molti anni. E forse in qualcuno non è andato via. Non è un caso che ho fatto questo esempio, perché quello fu un disastro locale, ma di dimensioni nazionali, tanto da costringere il governo a decidere fortissimi investimenti finanziari nella nostra regione. Bene, purtroppo, quegli investimenti, all'epoca erano lire, un'altra moneta, miliardi di lire, solo in parte, finirono nella destinazione giusta. In molta altra parte finirono per arricchire e rafforzare le organizzazioni mafiose. Rafforzarono la corruzione, ma qui entriamo nella storia. Occupiamoci dell'attualità. Cosa sta succedendo? Sta succedendo che le mafie stanno approfittando della occasione. Uno, per rafforzare, irrobustire, allargare
la propria penetrazione e il proprio controllo del sistema economico. Ora tenete conto, ragazzi, che chi governa l'economia governa il paese. E se dovessimo trovarci di fronte ad un'economia ancora più condizionata dai poteri criminali, la democrazia, il sistema democratico, sarebbe in fortissimo rischio. Comanda chi ha i soldi, questo ovunque. Noi, grazie a Dio, abbiamo una Costituzione e un sistema normativo che quando non verrà intaccato ci in qualche modo difende e ci dismenti. Però voi pensate a un'azienda dove naturalmente tra la direzione e gli operatori, diciamo i dipendenti, c'è una dialettica sindacale, organizzativa, economica. Fin quando c'è un regime democratico, e allora è una dialettica dove i lavoratori avanzano delle richieste, l'azienda si misura queste richieste, dopo si trova la mediazione. Se di fronte invece di avere un'azienda di persone oneste, di persone, diciamo, di imprenditori, tu invece di avere questi c'hai un potere mafioso, non c'è gioco, non c'è dibattito, se il potere mafioso decide di abbassare i livelli di tributi e alzare quelli, gli orari di lavoro, c'è poco da discutere. Questo detto in termini semplici e limitati. Immaginatela in grande. Immaginate se una filiera economica, un'intera filiera economica, quella del turismo, quella della ristorazione, quella dei trasporti, quella agroalimentare, quella sanitaria. Ecco, se un'intera filiera fosse sotto il controllo mafioso, ecco, la libertà di tutti i cittadini, cittadini e consumatori o fruitori di servizi, sarebbe assolutamente azzerata. C'è un'urgenza. Allora, io ribadisco, c'è un tentativo della mafia di patrimonializzare, di sfruttare questa situazione per rafforzarsi e per arricchirsi. Poi qui fare la distinzione, sono due livelli di intervento, diciamo. Ce n'è uno tipico delle grandi organizzazioni mafiose, quelle potenti, quelle che hanno i soldi, quelle che hanno relazioni, rapporti, che hanno amicizie, no? Quelle che pagano la corruzione, che stanno facendo dei ragionamenti in grande, ragionamenti che passano sopra le nostre teste e che ci possono far trovare poi all'uscita di questa fase un'Italia diversa, non migliore, diversa. Ma ce ne sta un altro livello, un livello più basico, diciamo, più predatorio, un livello, diciamo, operativo, che è quello che stanno esercitando le organizzazioni criminali territoriali nel, da un lato, soffiare sulla creazione, sul bisogno legittimo, comprensibile, giusto, anche sulla protesta, no? Soffiare su questa perché mondi, e dall'altro confondersi con la falsa, con una falsa, diciamo, solidarietà dentro il circuito della solidarietà vera, quella che mettono in campo volontari, ce ne sono tantissimi, di carattere religioso, di carattere laico, le cariche, le parrocchie. Bene, loro stanno tentando, da un lato, di far crescere l'attenzione, dall'altro di mimetizzarsi. Perché? Perché hanno bisogno del consenso. Hanno bisogno del consenso sociale da sfruttare al momento opportuno. Guardi, una immagine che può sembrare forse troppo sintetica, troppo, però è flash. Noi siamo abituati a vedere le mafie che chiedevano soldi alla gente. Oggi invece stiamo vedendo le mafie che danno soldi alla gente. Danno soldi alle imprese, danno soldi ai cittadini. Pochi, nessuno si arricchisce, pochi. Ma tanto quanto basta per comprarsi la tua dignità, per comprarsi la tua paura, no? Il tuo bisogno.
Che cosa ne devono fare di questo consenso? Ecco, in alcune realtà, non soltanto napoletane, in alcune realtà sono stati segnalati strani intrecci tra questo tipo di mafia, quello diciamo da strada, con settori della eversione più estrema. Io non vorrei cedere alla tentazione di pensare che siano tutte proiettate verso una mitica ora X nella quale far scattare in Italia il disordine. Perché il connubio strano, inquietante, tra queste organizzazioni criminali e questi settori di estrema destra eversiva sono sicuramente strategici. Ora, purtroppo, in questo scenario dobbiamo registrare un intervento pubblico dello Stato incerto, purtroppo lento, estremamente lento, e probabilmente incapace di capire la dimensione di questo rischio. Altra cosa invece è il livello investigativo nazionale. Vede, nei giorni scorsi abbiamo registrato gridi di allarme, segnalazioni fortissime, dalle più alte cariche istituzionali, dal Presidente della Repubblica, dal Ministro degli Interni, dal Procuratore del Rao, ma guarda, addirittura il Papa ritorna frequentemente sul rischio di usura, perché il racket e l'usura sono i due strumenti attraverso i quali, poi ancora un minuto vi spiego come, ma sono i due strumenti attraverso i quali si sta realizzando questa penetrazione mafiosa. Bene, tutte queste autorità, moltissimi magistrati, non ultimo dottor Maresca, Magratteri, diciamo De Lucia, Sicilia, stanno diciamo mettendo in evidenza queste preoccupazioni, perché l'attività investigativa esiste già. Questa è una cosa che ci rassicura moltissimo. Il fatto che tutto questo avvenga non di nascosto, non al buio. I prefetti di tutta Italia stanno riunendo i comitati per l'ordine e la sicurezza su questi argomenti, cercando di intercettare quello che succede. Però c'è un dato di controaltare. Se questa attività di argine, questo processo mafioso, lo delegassimo esclusivamente alle autorità di polizia o investigative, probabilmente queste farebbero e faranno molta fatica e ci metteranno molto tempo. Io credo invece che se la parte sana della società, se i cittadini onesti diventassero loro stessi segnalatori di quello che avviene, se confermassero gli spunti investigativi, noi non solo contribuiremmo in modo efficace a mettere margine a questa devastazione, non perché diciamo a vantaggio di altri, a vantaggio personale, a vantaggio nostro. Sempre la democrazia nel nostro paese conviene a tutti, conviene a tutti. Per cui trovare modi, strumenti, mezzi per segnalare quello che si vede, quello che si sente, in modo discreto, riservato, qui nessuno chiede a nessuno di diventare eroe, martire, non è più questa la stagione, anche le mafie stanno cercando di usare sempre meno la violenza, perché attraverso l'economia riescono a mantenere gli stessi obiettivi che perseguivano prima. Le mafie violente, quelle delle stragi, quelle degli ammazzamenti, sono sempre di meno. È più forte, più numerosa invece la mafia imprenditrice, quella che entra nella vostra realtà. C'è questo mitico clan Boccia, no? Che nega di essere un clan, e va bene, però insomma, gli afragolesi e i gaspariani non possono non associare questo nome a una potente organizzazione che è diventata la potente economicamente, eccetera. Ora voi pensate a livello nazionale e anche internazionale, perché vedete, quei soldi arrivano dai paesi dell'est, non sono mica dal paese. Quindi diciamo, l'esercizio del potere mafioso oramai ha travalicato le frontiere.
È urgente che il governo dia risposte convincenti, rapide ed efficaci. Devono convincere le persone, perché le persone se sanno di poter contare su uno Stato che interviene e non ti lascia solo, loro possono fare resistenza alle idee mafiose. Devo essere rapido, perché questa mia apertura di fiducia nei confronti dello Stato, del governo, deve essere ripagata con la tempestività. E deve essere efficace. Ora, non so quanto potrà essere efficace un contributo di 600 euro, 1000 euro, insomma, in una famiglia, eccetera. Lo Stato non deve mettersi a fare concorrenza alla mafia, deve rappresentare un'ancora sicura che difende l'azienda, la famiglia, la propria dignità rispetto a quello che rappresenterebbe la concessione fatta alla mafia. Chiudo con un esempio. Ci ha segnalato un caso un imprenditore della ristorazione, un buon ristorante, un centro storico di una città del sud. Un ristorante che però sta facendo i conti con le modalità con le quali potrà, non sappiamo ancora bene quando, riaprire. E un ristorante che è storicamente nel centro storico considerato alla faccia, un ristorante importante, bisognava telefonare prima per trovare il posto. Bene, questo ristorante sta in difficoltà oggettive adesso, in prospettiva, e ha ricevuto una richiesta, ha ricevuto un'offerta. L'offerta era quella di un versamento di 50.000 euro sul conto del titolare per aiutarlo in questo momento a pagare i dipendenti, insomma, a tenere in piedi la baracca se ben chiuso. Poi avrebbero discusso i termini della cessione parziale totale delle quote. Ora, voi immaginate, se questo imprenditore accettava, non è detto che non lo faccia, però il morto per Dio, legge, se accettava, cosa sarebbe successo? Che fra due mesi, finiti i soldi, quelli venivano, trattavano con te le condizioni della cessione, ti comandava, nella trattativa ti comandava. Io spero che lo Stato faccia sì, che il governo faccia sì, che questo imprenditore abbia la forza di resistere a queste idee. In Arrini l'offerta che stanno ricevendo gli albergatori è: gli diamo il 50% del valore del tuo albergo, ma da un mese ti proponiamo un terzo. Quindi abbiamo anche finito di chiudere presto. Questo è lo scenario purtroppo drammatico. Oggi la mafia i soldi in questa fase non te li chiede, te li offre, ma per fare prima, per stare meglio dal loro punto di vista, quindi per chiudere il cerchio. Scusa per la lunghezza, però. Assolutamente, è stato estremamente interessante, peraltro ci dà la possibilità di approfondire tantissimi temi. Mi sembra di intercettare alcuni dei problemi che sono peraltro avvertiti con drammaticità anche da tutte le associazioni di categoria delle imprese, vale a dire il ritardo con cui spesso la liquidità promessa dallo Stato negli ultimi provvedimenti finisce per arrivare a destinazione e anche l'insufficienza di questa liquidità che talvolta per quanto riguarda il mondo imprenditoriale, perché poi per quanto concerne gli interventi sociali a sostegno delle famiglie si può aprire una parentesi ancora più corposa. E mi è piaciuta molto per esempio la sua riflessione quando diceva lo Stato non deve fare concorrenza alle famiglie, alle mafie, magari immaginando nelle attività di supporto alle famiglie interventi molto più organici rispetto a quelli emergenziali, chiaramente disposti alle ultime ore, che però non possono essere interventi esclusivi o hanno una logica nel momento in cui si presentano come interventi una tantum, ma è chiaro che devono essere l'inizio di un percorso di reinserimento sociale anche più ampio rispetto a quello che si lascia intendere in queste ore. Però dicevo, i problemi che mi pare di cogliere nel suo intervento sono ritardo nell'intervento dello Stato, talvolta magari anche insufficiente nel dare sostegno alle imprese. Del governo. Sì, del governo, chiaramente, quando utilizziamo questa espressione. Governo, perché
ci riferiamo alle è chiaro. Ci riferiamo alle, peraltro, alle recenti misure contenute negli ultimi decreti, quindi parliamo delle misure di sostegno alle imprese, dell'idea anche delle garanzie a determinati crediti che possono essere concessi. Il punto è ritardo nell'intervento delle misure governative, talvolta insufficienza di queste misure che non arrivano, stando alle denunce di alcune associazioni di categoria, a coprire neanche i costi fissi che le imprese sono portate a sostenere. Quindi il problema è la crisi di liquidità, resta drammatico ed è forse la migliore arma, stando agli esempi che lei citava, per le organizzazioni criminali, che di fatto possono infiltrarsi nel tessuto produttivo arrivando a contagiarlo. E questo creerà, secondo me, degli scenari effettivamente inquietanti, terribili per i mesi e gli anni a venire, perché avremo un sistema produttivo contaminato che altererà anche poi la concorrenza con le imprese sane. E questo può generare effettivamente dei drammi non indifferenti. Volevo farle una domanda. Innanzitutto, lei ha denunciato in un comunicato che i soldi di cui dispongono le consorterie mafiose rischiano di arrivare prima dello Stato, però rendere a questo punto, oltre che tardivo, l'intervento poi dello Stato, anche inutile, perché finirebbero per arrivare nelle imprese che già sono state contagiate. A questo proposito, soprattutto a questo, ma anche poi nel discorso legato al sostegno alle famiglie, che ruolo può avere il mondo bancario? Perché più volte la sua organizzazione si è pronunciata anche chiedendo, sollecitando un maggiore attivismo dal mondo bancario, spesse volte, se non immobile, comunque faticosamente attivo nell'offrire un sostegno che sarebbe potuto essere invece necessario e fondamentale. Allora, sì, grazie. La vicenda in questo scenario, la questione banche ha un capitolo a parte. Dicevo in comunicato di cui parlava prima che se lo Stato non fa presto rischia di regalare i soldi alle mafie, quindi non solo inutile ma anche dannoso. Perché nel momento in cui le aziende si infiltra la mafia e queste aziende riceveranno gli aiuti, questi vanno diritti diritti. E non è un caso che in alcune realtà, ripeto, non sono napoletane, sono nati comitati CAF, diciamo pseudo CAF, che si offrono di fare le istanze di accesso ai benefici pubblici, perché quello è uno strumento che serve a controllare questi flussi. Nel momento in cui io ho rilevato l'azienda, posso rilevarla, ho in animo di rilevarla, è chiaro che devo seguire anche questi interventi, perché quando arriveranno, diceranno me e non altri. Poi magari dopo, una volta fatto questa operazione, se l'operazione mi convince, posso anche chiudere, licenziare tutti, fare cassa e scappare. Chi mi segue? Potrei fare questa operazione anche lasciando il vecchio titolare, chiaro. Quindi. Però le banche hanno un ruolo fondamentale. Perché vedete, diceva Falcone, voi seguite i soldi. Vedete, bene, questi soldi se tu li segui, tanti camion che vengono dall'estero, anche lì probabilmente, se li segui i soldi, passano e escono dalle banche. Quindi le banche hanno un osservatorio strategico, un osservatorio privilegiato, che consentirebbe di aiutare in modo fondamentale le attività investigative. Certo, c'è tutta la normativa sulla trasparenza, sulla su come i soldi entrano e escono dai conti correnti, eccetera, sul riciclaggio, no? Se le banche assumessero un ruolo più responsabile di quello che non hanno mai assunto, sicuramente l'attività antimafia, anticorruzione nel nostro paese potrebbe segnare a suo vantaggio risultati molto, molto più importanti e significativi di quelli che hanno. Molto spesso le investigazioni si fermano di fronte alle porte delle banche, che chiudono. Le banche sono le stesse che oggi gestiranno i miliardi di euro che il governo e l'Unione Europea mettono a disposizione. Perché vedete, tutte le risorse passano di là. Le banche sono quelle strutture che hanno un bagaglio di conoscenze.
individuali, aziendali, che forse non ha nessun altro. Le banche sanno di tutti noi, cose che probabilmente, ecco, per esempio, dimmi la banca sa cose che mia moglie può non sapere. Io ho un massimo profondo e sincero rispetto per l'enorme sulla privacy, ma quando la privacy serve solo a difendere i delinquenti, e non invece a lavorare per il bene comune, e allora la privacy è un alibi. Il sistema bancario spesso si è nascosto dietro questo alibi per non rivelare situazioni, per non segnalare flussi che avrebbero aiutato gli investigatori, ma probabilmente hanno dato i loro depositi. Bene, in questa fase le banche hanno un ruolo straordinario, e devo dire che il fatto che il sistema bancario in qualche modo si sia un po' semplificato, oggi noi non abbiamo più come 20 anni fa 50.000 banche in Italia, ma abbiamo grossi gruppi bancari che in qualche modo coprono l'intero sistema. Bene, recentemente sia l'ABI, con qualche certezza, ma soprattutto la Banca d'Italia, ha diramato delle circolari nelle quali richiama, proprio di fronte al rischio infiltrazione, il proprio sistema per fare armi. Quello che purtroppo ancora non si vede, è almeno non si vede all'esterno. Io spero che all'interno invece sia stata messa in moto una dinamica, un meccanismo, un sistema per agevolare, facilitare le segnalazioni, no? Irregolari che avvengono. Se un povero Cristo, un commerciante, va in banca e ha una qualche pendenza, anche banale, e chiede un fido o addirittura di aprire un conto, tanto ci metterà dei mesi, e poi diciamo sarà trattato da pezzente, cioè c'è un equilibrio, no? anche di dignità tra la banca e il commerciante. Se lo stesso commerciante si fa accompagnare in banca dall'amico dell'amico, non solo gli hanno un conto subito, gli danno pure il fido e gli danno tre biglietti di assieme. E questa è una cosa che non succede episodicamente, questa è una cosa che purtroppo in realtà succede sistematicamente. Il ruolo delle banche è un ruolo centrale. Se dovessimo mai perdere la battaglia, alle banche andrebbe attribuita una responsabilità primaria. Io scusami, forse sono stato troppo eccessivo. No, no, è stato estremamente efficace, anche perché spesso nel dibattito pubblico inerente la lotta a questo genere di fenomeni criminali, al racket, all'usura, spesso forse si tralascia il ruolo che istituzioni come le istituzioni bancarie possono avere, e anche quanto è decisivo questo ruolo. Quindi credo che questo intervento sia stato estremamente illuminante, ed è anche secondo me un bel richiamo alla responsabilità, che forse finora non è stata sufficiente, quantomeno. Prima di dare spazio a domande, che intanto chiedo ai ragazzi di preparare se c'è qualche domanda, una riflessione non tanto sulla tempistica, che abbiamo già giudicato critica, vale a dire i ritardi con cui la liquidità promessa sta arrivando, ma sulla quantità e sull'entità delle misure, sulle qualità e la quantità delle misure che sono state predisposte dai recenti decreti, sia per quanto concerne il sostegno all'imprenditoria che per quanto concerne il sostegno alle famiglie. Lei crede che sia sufficiente anche solo per arginare, ripeto, al di là della tempistica, le lusinghe delle consorterie mafiose? Guardi, la tempistica non è indipendente dalla quantità, perché non vorrei citare i pochi maledetti e subito, ma quella è la strategia delle mafie, pochi maledetti e subito. No, è importante coniugare l'entità con la tempistica. Con la tempistica siamo già ai limiti, spero di non essere già oltre, siamo ai limiti.
la quantità, purtroppo sappiamo tutti che molte scelte di tipo economico e finanziario sono scelte condivise con l'Unione Europea e non possono essere solo nazionali. Cioè, se in Italia si si mettesse a stampare carta moneta e regalasse questa carta moneta agli italiani, sarebbe una presa in giro, una presa sul valore, diciamo, sarebbe il modo migliore per far crollare definitivamente l'economia nazionale. Poi gli altri, i tedeschi e i francesi, se la comprerebbe la mafia all'Italia, non so se è peggio. Quindi indispensabilmente queste misure devono essere misure europee, condivise con l'Unione Europea. Purtroppo, vediamo anche i tempi, purtroppo sappiamo esistere un braccio di ferro in Europa tra paesi più protezionistici e paesi più aperti. Noi siamo tra quelli aperti che chiedono maggiori sforzi collettivi per affrontare l'emergenza economica derivante da quella sanità. L'entità allo Stato, se dovessimo fare i conti con quella annunciata, noi ogni tanto sento 1.500 miliardi di euro, una cifra che non finisce più. Però diciamo la verità, non è così. Lo stesso decreto liquidità, quando parla di 700 miliardi di euro, in realtà è un fondo di garanzia che impegna i soldi soltanto nel momento in cui chi ha ricevuto il credito non lo paga, allora interviene lo Stato. Quello sarebbe, diciamo, un'occasione per le banche di dare una dimostrazione costante del loro spirito sociale, no? Credo che l'entità, anche quella che attualmente è in gioco, perché poi dobbiamo vedere cosa uscirà fuori da questo decreto di aprile, ma da quello che guardi, tutte le risorse indicate nel decreto di marzo, approvato proprio l'altro ieri, forse ieri, no? Ieri, sì, definitivamente dalla Camera. Bene, il decreto 18 ha messo in piedi tante di quelle risorse. Se già fossero state rese disponibili, se già fossero arrivate nei paesi reali, probabilmente ci sarebbe stata una svolta incredibile. Purtroppo cassa integrazione, crediti, eccetera, faticano a concretizzarsi. La gente, le imprese, le famiglie fanno fatica a vederli, li sentono. È proprio su questi ritardi che soffia. Certo. Però è pur vero che esistono possibilità diverse dalle misure economiche. Penso al taglio della burocrazia e a tutte quelle procedure che magari già in queste ore, in questi giorni, stanno rendendo estremamente lento il flusso di risorse destinate dallo Stato. Io so che l'associazione SS Impresa Rete per la Legalità ha anche fatto le proposte operative anche in riferimento agli interventi di sostegno alle imprese, la sospensione della segnalazione in centrale rischi per le pubbliche, per le piccole e medie imprese fino al 31 dicembre 2020. Quindi ci sono delle misure ulteriori che secondo lei possono essere prese in considerazione nei prossimi interventi del governo, che, su cui adesso c'è magari scarsa attenzione? Per esempio, le associazioni di categoria denunciano il limitarsi da parte del governo a differire il pagamento delle utenze o comunque delle tasse, con il rischio di doverne pagare alcune anche senza poter usufruire o senza poter sfruttare determinati servizi. Penso per esempio delle piccole e medie imprese impegnate nel comparto della ristorazione o comunque dei pubblici esercizi, che si trovano a pagare in alcune circostanze l'età o comunque prima di alcuni recenti interventi del governo. La tassa sull'occupazione del suolo pubblico, i rifiuti, poi si passa anche per un attivismo che potrebbe essere sollecitato da parte dei comuni e di altri livelli amministrativi. Guardi, quando si chiede di bloccare i pagamenti, bisogna avere una visione a 360 gradi. Certo. Perché se blocchi il pagamento, il mio pagamento nei confronti di un terzo, bisogna considerare che mentre agevoli me, danneggi il terzo potrebbe non essere necessariamente il comune piuttosto che l'agenzia delle entrate, il terzo potrebbe essere un altro imprenditore, il mio fornitore. Nella gestione delle utenze, oramai i fornitori di energia elettrica piuttosto che di gas e quant'altro sono
società private che hanno il loro bilancio, i loro dipendenti. Se il governo avesse deciso di bloccare tutte le bollette dell'Enel, dei gestori di elettricità, avrebbe prodotto di fatto una crisi improvvisa in questo settore, che è fondamentale, che è un settore strategico e fondamentale per l'economia. Il settore dell'energia, lo sa benissimo, è un settore instabile perché è strategico, no? Ora, è chiaro che se avesse bloccato queste bollette avrebbe creato un caos di dimensioni inenarrabili. Cosa invece deve fare, secondo me, piuttosto? Deve garantire le imprese nella condizione di poter pagare queste bollette. Perfetto. Questo in senso generale, perché poi diciamo ci sono alcune cose che possono tranquillamente essere rinviate, ma non è tanto bloccare, perché bloccare è comunque da un senso di negatività, devi mettere nelle condizioni di fare. Con tutti questi miliardi, diciamo, si evoca, ad esempio, una delle misure che abbiamo indicato poteva essere quella di garantire il pagamento in banca, ecco, ritornano le banche. Allora ci sono titoli che arrivano in banca dopo la loro emissione, questo lasso di tempo piuttosto ampio, mi riferisco agli assegni postati, sale cambiali, vedi, questi arrivano in banca, che fai? Ora se tu non le paghi, o se tu decreti il non pagamento, determini una crisi nel creditore, forse sicuramente il debitore, ma il creditore lo uccidi. Allora, se i soldi del credito sono stati destinati in parte anche a coprire questi impegni, ovviamente con le garanzie, perché la burocrazia spesso è nemica della velocità, della rapidità, qualcosa della trasparenza, è fondamentale, perché tu non puoi rischiare di sbagliare, no? Però se a particolari condizioni tu garantì il pagamento di questi titoli, determinando di fatto un debito del debitore nei confronti dello Stato, invece di mettere in piedi tutta questa burocrazia dell'accesso a credito, perché fino a 15.000 euro sembra che fosse poco, le banche insomma si renderanno disponibili e procederanno questi finanziamenti, ma 25.000 euro a condizione che il volume di affari c'è stato l'anno prima, almeno 100, eccetera. Sì, in questo non caso sono... c'è una garanzia del 100% dello Stato. Ma sì, ma non sono misure che serviranno molto ad affrontare e risolvere il problema. Se invece, come dire, insieme a tante altre misure, ma quella dei titoli, guardi che è una preoccupazione enorme per gli economici, perché purtroppo il pagamento differito delle forniture, dei servizi, è una pratica commerciale comune. Ora, il fatto che oggi non stia lavorando e quindi non abbia la liquidità necessaria per pagare questi impegni, ma c'è chi sopperisce a questo, appunto lo Stato, si ha una linea di credito, no? Tra l'azienda e lo Stato, una linea di credito attraverso la quale la banca paga i soldi che vanno in altre aziende che ne hanno bisogno per continuare l'attività, e creano nei confronti un debito sul quale si può ragionare, perché dove si riuscisse a bloccare diciamo questa rigidità di alcuni paesi europei nei confronti della solidarietà internazionale comunitaria, questi in parte potrebbero rappresentare quella soglia di fondo perduto che tanti auspicano. Misure possibili esistono, sono complicate, ma ci sono. E io confido che invece di chiedere la luna nel polso, bloccare le bollette, perché so le organizzazioni che non so quanto illuminatamente chiedono di bloccare i pagamenti di qua e di là senza interrogarsi, probabilmente tra i propri assistiti ci sono pure i beneficiari di quei pagamenti. Ecco, fare ragionamenti un po' più attenti e più utili sarebbe più efficace. Sì, è chiaro che il discorso relativo alle cancellazioni di alcune tasse, come quella sui rifiuti o le occupazioni di suolo pubblico, devono inserirsi in un discorso più organico che tenga conto ovviamente delle considerazioni di tutte le parti. Resta comunque
l'emergenza, soprattutto per i piccoli esercenti, di dover pagare comunque quote in riferimento a servizi, diciamo, che non hanno approfondito al massimo delle loro possibilità. So che c'è una... Salvatore, scusa, però sai cos'è? Che è vero, è stato differito. Io però immagino che il giorno prima di questa scadenza accadrà qualcosa che probabilmente farà svitare ulteriormente. Confido nel fatto, ripeto, che l'Unione Europea blocchi queste rigidità e i trasferimenti ai comuni possono coprire questi tributi che dovrebbero essere alleggeriti. Questo è un po' l'ennesimo per le famiglie. Se il comune incassa 100 milioni di euro per questi tributi, bene, dovrebbe esserci la possibilità da parte dell'Europa di trasferire i 100 milioni e sollevare i cittadini e le imprese dall'onere del pagamento. Confido che questa cosa possa succedere. Certo, certo. No, è assolutamente necessaria una riflessione anche tenendo conto delle regole di bilancio e delle trattative necessarie con i livelli istituzionali europei, che in questo momento ci darebbero trattative che, se condotte in porto, ci darebbero la possibilità di liberare tantissime risorse. So che c'è una domanda da parte di Antonio Memoli, lascio a lui la parola e poi alla risposta del dottor Cuomo. Dottore, buonasera. Mi unisco anch'io nel ringraziarla per essere qui con questa sera. Le volevo chiedere, lei ha parlato di responsabilità delle banche e di banche che, diciamo, si nascondono dietro norme per la privacy. È possibile, a suo avviso, da parte dei legislatori di fornire strumenti aggiuntivi in questo senso agli organi investigativi? E quali sarebbero i principali ostacoli al raggiungimento di un obiettivo del genere? Grazie mille. Ecco, guardi, io penso che le banche costituiscano il sistema bancario, costituisca in Italia uno dei poteri intoccabili, dove lo Stato non ha lesinato interventi normativi a favore della trasparenza e della stabilità, ma che poi questi strumenti abbiano prodotto o stiano producendo risultati efficacissimi, questo è da vedere. Certo, forse la direzione è tracciata, però vede, quando una banca va in crisi c'è sempre prima o poi lo Stato che interviene per salvarla, perché presso la banca salvi i risparmi, ma dietro l'alibi di salvare i risparmi dei risparmiatori, in realtà diciamo, interviene a sanare gli errori, i cattivi investimenti, le truffe, perché le banche sono state anche autrici di vere e proprie truffe. Comunque, in sostanza, rispetto alla domanda che mi aveva posto, sì, effettivamente, se il Parlamento avesse più coraggio e più determinazione, potrebbe certamente contribuire a aprire queste cassaforti di segreti e di misteri e aiutare cioè, tutta l'attività di prevenzione, soprattutto, oltre che di repressione della infiltrazione mafiosa nel nostro paese, nella nostra economia e della corruzione, che è un altro dei capitoli, diciamo, fondamentali. Subire indagini patrimoniali non è piaciuta a nessuno. Dicevo prima, diciamo, anche a noi tutti che siamo persone normali, sapere che la Guardia di Finanza piuttosto che carabinieri o la polizia indaghi su un proprio concorrente potrebbe dare un minimo di disturbo. Bene, io credo che rinunciare a un minimo di riservatezza privata a favore di una blindatura del sistema economico pubblico democratico, secondo me ci sta. C'è questa polemica adesso sulla possibilità della tracciabilità dei movimenti, no? Attraverso questa app che dovrebbe essere di supporto alla fase post quarantena. C'è il dibattito se concedere o meno a delle entità misteriose la concessione di questi
spostamenti, di questi movimenti, di queste relazioni. A me non spaventa. Se questo strumento dovesse dimostrarsi effettivamente in grado di aiutare la soluzione di questa pandemia, io non ho nessun problema. Perché siamo già diciamo, super visionati e lo facciamo per nostra scelta. Credo che noi tutti utilizziamo i social, no? E noi tutti sappiamo che attraverso l'uso dei social, quantunque protetta, in realtà palesa una, come dire, rinuncia alla nostra privacy. Ora, voler eleggere il numero della privacy solo quando, diciamo, si tratta di aiutare la comunità, mi sembra piuttosto, diciamo, imbarazzante. E invece concederla senza limiti per i nostri gusti privati. Qui è il senso della comunità che un po' si perde, dell'interesse comune, collettivo. È come dire, sempre la logica di quelli che sono i miei diritti, mai quelli che sono i miei doveri. Ecco, no, ecco che non mi avete sentito, perché a un certo punto ho visto lo schermo oscurarsi. Sì, sì. Vabbè. Ci avviamo alle ultime domande. Ce n'era una di Giulia e poi la nostra domanda conclusiva, sperando che la connessione non faccia scherzi. Vai Giulia. La domanda delle 100 pistole. Dottore, salve, Giulia. Buonasera. Salve. Io in questi giorni ho cercato un po' di parlare con dei miei amici che hanno i genitori oppure loro stessi molto giovani, 30 anni appena, hanno deciso di investire in delle piccole attività qui in zona, parliamo di piccoli bar, piccole pizzerie. Ecco, rispetto a questa riapertura con le consegne a domicilio, molti mi hanno detto, guarda, è più un fattore psicologico, cioè cercare di scendere di nuovo al lavoro, che è un aiuto effettivo, perché rispetto ai costi che devo sostenere per portare avanti l'attività, a me quasi non conviene riscendere al lavoro. Tutti i lavoratori sono in cassa integrazione. Se si continua così, l'azienda andrà avanti a conduzione familiare e quindi anche in prospettiva tra 6 mesi, 12 mesi non si capisce bene fino a che punto restare aperti con l'attività. Quindi molti già adesso prevedono quasi un dichiarare fallimento oppure arrivare a chiudere. Ecco, rispetto a questa situazione in cui ci sono molte imprese già funzionanti che devono chiudere, non crede che stiamo forse rischiando una paralisi rispetto all'imprenditoria giovanile? Perché rispetto a questa situazione dei ragazzi, ecco, giovani come me, non ci pensano nemmeno ad investire in un'attività, a portare avanti un certo tipo di progetto. Quindi se da un lato abbiamo le imprese già funzionanti che stanno cadendo e rischiano di chiudere e dall'altro non abbiamo ragazzi che investono, che decidono di lanciarsi in questa attività, come si può andare avanti? Cioè non mi è molto chiaro lo scenario da qui a 6 mesi, 12 mesi. Voglio girarti in ottima compagnia, Giulia. Che lo scenario è incerto per tutti, almeno per tutti quelli che hanno il dubbio. Ci sono delle persone che mi restano incertezze, beh a loro, ma è ovvio che diciamo, liquidare è bene. Sì, effettivamente lo scenario futuro è molto incerto. Lo è per imprese storiche già strutturate, lo è ancora di più per imprese giovani, però proprio perché giovani, io mi sentirei di auspicare che, siccome di fronte abbiamo comunque un mondo diverso da quello che abbiamo lasciato, che stiamo lasciando, ecco, i giovani investissero nelle novità. Cioè, i giovani dovrebbero evitare di riprendere le attività storiche, tradizionali, soprattutto nel modo tradizionale, che dobbiamo abbandonare. Ci sono non soltanto settori nuovi che adesso hanno oggettivamente una diciamo, rivalutazione. Ecco, faccio l'esempio. Le aziende che producono il plexiglass, no? Secondo me hanno di fronte un mondo enorme. È vero, la ristorazione, i bar dovranno mutare moltissimo le modalità con le quali svolgere, probabilmente questo passerà anche per una diciamo
cambiamento dei nostri costumi, delle nostre abitudini. Ecco, immaginare il mondo post-coronavirus e in quell'ambito, in quel scenario, individuare un angolo dove investire può essere la cosa più strategica. Pensare di aprire il negozio così come l'abbiamo sempre immaginato e avuto potrebbe essere una scelta molto legata al passato. I giovani hanno questa opportunità di investire nel futuro, utilizzando tecnologie, utilizzando anche gli strumenti informatici, e quindi investire in questo settore, perché questa crisi ha messo in, cioè, questa crisi sanitaria ha messo in crisi alcuni settori economici, ma ha dato una spinta, diciamo, ancora molto, diciamo, embrionale, ma in prospettiva enorme, ad altri, e investire in quegli altri. Dottore, per salutarci le faccio... Vai Giulia, Giulia vai, se hai un'aggiunta da fare vai. Volevo ringraziare per la risposta. Ah, ok. Allora, io chiuderei con una riflessione. Lei ha detto quello che alla fine abbiamo sottolineato all'inizio, ribadire l'urgenza di approfondire questi temi, anche e forse soprattutto in un periodo di emergenza come quello che stiamo attraversando, vale a dire il mondo che ci aspetta sarà un mondo diverso, la normalità che ci attende non sarà sicuramente la normalità a cui eravamo abituati. Quindi in questo contesto che dobbiamo già iniziare a immaginare e forse anche iniziare a costruire con l'impegno di ogni giorno, come possiamo immaginare la lotta a questi fenomeni criminali, al racket e all'usura? Servono nuovi strumenti, quelli che ci sono vanno potenziati, perché abbiamo sicuramente affrontato l'aspetto preventivo, ma per quanto riguarda le misure repressive serve uno sforzo ulteriore, serve un'attenzione maggiore. Come possiamo, perché sono fenomeni criminali che sicuramente si evolveranno, la storia ci ha insegnato che le mafie non solo riescono ad adattarsi molto rapidamente, ma sono anche estremamente pronte a rilanciare negli stati, nei momenti e nelle situazioni di crisi. Quindi come possiamo farci trovare pronti innanzi a questa sfida? E le chiedo di lasciarci quindi con un intervento su questo tipo. Guarda Salvatore, c'è un modo. C'è un modo per affrontare il presente e anche l'immediato futuro. Noi abbiamo lanciato i giorni scorsi un'iniziativa, abbiamo chiamato Osservatorio antiracket di usura, per sollecitare i cittadini, i giovani come voi, a diventare, quindi cittadinanza attiva, a partecipare, ad assumersi delle responsabilità, in sicurezza, ma diventare sentinelle. Sentinelle perché questo futuro che si sta costruendo deve essere un futuro libero. Se non è un futuro libero, non sarà vantaggioso per nessuno, se non per le organizzazioni criminali. C'è un modo perché tutti possano collaborare a costruire un futuro migliore, più libero. Ed è non solo un dovere, è proprio una difesa dei propri diritti. Difendere la società, l'economia, il paese dalla penetrazione mafiosa è interesse soprattutto dei giovani, non solo, ma soprattutto dei giovani che devono difendere il loro futuro, le loro prospettive. Investire in un settore economico in espansione con il proprio entusiasmo, con la propria intelligenza, la propria energia e non trovare sul percorso un prepotente, un violento che ti costringe a rinunciare in parte o completamente ai tuoi sogni, è una cosa che non ha valore, che non ha senso. Cosa bisogna fare? Io dicevo, abbiamo istituito questo osservatorio, abbiamo chiesto alle persone di diventare parte attiva di questa nuova fase. Dal nostro punto di vista, segnalando tutto quello che si viene a sapere, a vedere, in modo anonimo e riservato, affinché attraverso un canale, diciamo, in sicurezza, giungano queste osservazioni, questi fenomeni, perché noi cittadini sulla strada siamo molto più efficaci delle telecamere. Chiaro. Senza chiedere atti di eroismo a nessuno.
opportuno soprattutto in questo momento, senza chiedere esposizioni o peggio sovraesposizioni a nessuno, ma attraverso canali privati, riservati, bisogna aiutare le istituzioni a fare il loro dovere. Qualche volta più che aiutarle le istituzioni bisogna costringere a fare il loro dovere, vigilare anche sui fenomeni di corruzione. E purtroppo noi siamo circondati a livello locale, a livello medio, a livello centrale, da fenomeni di corruzione. Molto spesso abbiamo la sensazione che possano aiutarci, possano favorirci. Non è vero. Ragazzi, vedo che l'età media forse non arriva a 30 anni, sicuramente non arriva a 30 anni. Bene, la corruzione non è un vantaggio, non è la scorciatoia utile. La corruzione è un meccanismo che inquina qualunque ipotesi di futuro. Questa pandemia mondiale effettivamente può rappresentare, se diciamo, vissuta con un'acquisizione maggiore di responsabilità e di consapevolezza, può effettivamente fare la differenza tra il prima e il dopo. Ci dobbiamo mettere tutti. Noi ci troviamo. Voi, secondo me, avete una responsabilità ancora maggiore, perché la vostra età che ve lo impone. È una riflessione che condividiamo assolutamente. Noi in genere, quando chiudiamo queste conversazioni, chiediamo ai nostri ospiti di darci tre consigli di lettura, un consiglio, quindi un libro da leggere, un film da vedere e una canzone da ascoltare, per cercare di occupare nel modo più costruttivo questa quarantena. No, guardate, oggi non me lo potete chiedere, perché io oggi sarei dovuto essere a Lisbona. Adesso ti lancio in una confessione personale. Oggi è il 25 aprile e guardate, non è solo una data importantissima per il nostro paese, perché il nostro paese è stato capace 75 anni fa di ribellarsi a quella che era una mafia dell'epoca, cioè la dittatura, il razzismo, la guerra, no? 75 anni fa il paese ha trovato la forza, il coraggio, l'energia per liberarsi, e noi ci festeggiamo questa ricorrenza. Anche io stamattina ho buttato il bella ciao. Ma dobbiamo sapere che esiste un altro 25 aprile. Esiste il 25 aprile di 1974. La rivoluzione dei carovani a Lisbona, quando dei giovani capitani, e come ci vuole, giovani, avendo il coraggio di liberarsi dalla gerarchia militare e riuscirono coraggiosissimamente, in modo molto diciamo etico se non eroico, a cacciare via un regime fascista, quello salazarista, che soffocava il Portogallo. Quella è una rivoluzione molto più recente di quella nostra, no? Per cui quando vai a Lisbona il 25 aprile vivi con i protagonisti di quella stagione straordinaria, questo è il io praticamente ci vado ogni anno, quest'anno molto impossibile. Però vi suggerirei, non ha niente a che vedere forse con quello di cui abbiamo parlato, ma di vedere due film. Ecco, due film ve li consiglio. Però credo che siano anche disponibili gratuitamente su YouTube. All'inizio può darsi che dalla vostra età, però vedrete che alla fine vi piaceranno tutti e due, e li dovete vedere con la diciamo tempistica che vi do io. Dovete vedere Sostiene Pereira con Mastroianni, e poi dovete vedere La rivoluzione di Carovani. Ma in questo ordine, perché Sostiene Pereira è un bellissimo, struggente film, c'è anche il libro, però, racconto della resistenza ancora clandestina del regime salazarista, e poi c'è invece la rivoluzione dei garofani, la rivoluzione di questi capitani, diciamo sembrano più sciancati di altro, però riescono a vincere, perché
loro erano meno numerosi, anzi erano una sparuta pattuglia, avevano un solo carro armato tutto cassato, che si pare che tutto lungo che fosse da Cascais a Lisbona. Arrivati là, avevano sul cargo una cannoniera americana che rimontava, dall'altro arrivava l'esercito regolare, Ivera, attrezzato e armato. Cosa gli fece vincere? Gli fece vincere il fatto che in città c'è tutta la popolazione con i garofani appunto in mano a cantare una canzone. Lei mi ha chiesto pure una canzone, no? Bene, Grandola, che è il nostro Bella Ciao. Bene, cantando questa canzone, migliaia e migliaia di portoghesi scesero per le strade, finisero a cento delle aggressioni e di fatto determinarono la vittoria. Ecco, questa immagine rivoluzionaria, pacifica, non fu un colpo di pistola, ma anche un paese importante, strategico, una delle ultime dittature fasciste in Europa, è una speranza, è la speranza per il futuro, perché la gente da sola può vincere anche cose così apparentemente insormontabili come la mafia. Dottore, io la ringrazio, noi ci siamo conosciuti peraltro in un momento molto difficile per la nostra città, perché se ricorda ci incontrammo proprio in giorni complicati ad Afragola, nei giorni delle bombe, anche se noi siamo tra quelli che sostengono che quando le bombe non cantano, per così dire, non significa che non c'è criminalità organizzata, anzi forse è più forte quando non cantano, perché speculano e approfittano dell'immobilismo talvolta delle istituzioni in quartieri difficili dove serpeggia il malessere sociale, dove diventa molto difficile resistere per persone che, come diceva peraltro Papa Francesco, hanno difficoltà anche a far mangiare i figli. Quindi è in contesti del genere dove l'impegno di organizzazioni come la nostra, come la sua, a sollecitare le istituzioni, ma anche a darsi da fare in prima persona, deve essere un impegno costante e forte. Però penso di poter trarre come conclusione dalla piacevolissima chiacchierata e molto istruttiva chiacchierata di oggi un invito, che è un invito a non restare indifferenti, a non essere indifferenti, un invito che estendiamo chiaramente ai tanti amici e alle amiche che ci ascolteranno nei prossimi giorni e che rivedranno questo intervento, e che è, diciamo, è anche lo spirito che muove le nostre azioni e che è alla base della nostra missione sociale. Non essere indifferenti, rimboccarsi le maniche, darsi da fare, perché il cambiamento non piove dal cielo. Ci attendono momenti, secondo me, drammatici, sfide forse epocali, quantomeno per la mia generazione che si trova davanti a problemi mai affrontati prima, e dobbiamo, secondo me, mostrarci all'altezza di queste sfide. Lei ci ha ribadito una volta di più oggi che la lotta alle mafie non è una lotta semplice, non esiste una strada semplice e non esistono mezze misure. Esiste una strada difficile ma che va seguita per il semplice motivo che non c'è altra scelta se si vuole tutelare innanzitutto la propria libertà, poi la propria dignità e poi i propri diritti, che sono peraltro tre punti che viaggiano sullo stesso binario. Quindi io la ringrazio per il suo intervento, per le sue riflessioni. Sono riflessioni che non devono restare qui ma devono continuare a viaggiare nei confronti e nelle discussioni nei prossimi giorni. Noi peraltro prendiamo l'impegno a continuare la chiacchierata che ci siamo fatti un anno fa ad Afragola, cioè a collaborare insieme sul fronte concreto dell'antiracket nel nostro territorio. Noi già siamo schierati in prima linea e siamo sicuri che cooperando e collaborando possiamo fare molto più che la differenza dalle nostre parti. Di certo non siamo tra quelli che si tireranno indietro e speriamo di poter collaborare insieme. Salvatore, allora io in realtà vorrei ringraziare voi non solo per essere stati qui ad ascoltarmi, eccetera, ma perché confido nel fatto che queste cose che io ho detto possono aiutarvi a mettere in circuito delle idee che le mafie hanno paura di poche cose, ma sicuramente da queste c'è la parola, perché il più grosso alleato delle mafie è il silenzio che genera la paura. Nel momento in cui si rompe il silenzio, nel momento in cui si vince la paura e si ridimensiona il potere mafioso nell'ambito in cui è giusto che sia, bene, allora abbiamo già vinto, il processo è in discesa. Queste iniziative come quella che avete intrapreso voi oggi, che ho capito che è da tempo che
state realizzando, queste iniziative sono utilissime, soprattutto se continueranno a, a camminare, perché aiutano a, a crescere una responsabilità e una consapevolezza indispensabile per salvare il nostro paese. Grazie di cuore, grazie davvero, sono le parole migliori per salutarci. Buon lavoro e grazie di cuore davvero per il tempo. Ciao. A prestissimo e in bocca al lupo a tutti. Ciao. A presto.